Il nuovo monomotore della società Caproni, K97, era il velivolo ideale per il tipo di esperimento dei comandi riuniti. Costruito interamente in tubi d'acciaio e rivestito in tela, era robusto, affidabile e dotato di grande stabilità. L'esperimento consisteva nel riunire sul volantino di guida il comando degli alettoni e quello del timone di direzione, eliminando così la funzione della pedaliera. In questo modo si alleviava il lavoro del pilota durante la navigazione e si semplificava l'addestramento degli allievi. Nel 1932, sull'aeroporto di Centocelle a Roma, Mario De Bernardi, pilota collaudatore della società Caproni, mostra il funzionamento della sua invenzione al sottosegretario per l'aeronautica Raffaele Riccardi. Per mostrare l'effetto prodotto dai comandi riuniti, De Bernardi inserisce il dispositivo a terra. Si notano l'alettone abbassato e il timone di coda deviato. L'aeroplano inizia un interminabile giro tondo. In realtà decollo e atterraggio si eseguivano nel modo usuale e il nuovo dispositivo veniva inserito solo dopo che l'aereo era già in volo di crociera. De Bernardi aveva lavorato a questo progetto per quasi 2 anni. I primi tentativi di collegare i 2 comandi, senza la facoltà di separarli, rischiarono di causare un disastro. In seguito venne prevista la possibilità che i comandi fossero accoppiati oppure separati in modo da usarne uno solo. Per l'aeronautica italiana è la stagione dei grandi raid aerei e delle grandi crociere. De Bernardi a questa epopea ha dato e continuerà a dare negli anni successivi il contributo della sua immensa passione per il volo. Nei primi anni 30 è ancora viva l'eco della sua vittoria alla Coppa Schneider, la gara internazionale riservata agli idrovolanti da corsa, e del suo record mondiale di velocità conseguito nel 1928. Ma l'unione dei 2 comandi sul volantino sarebbe stato solo il primo passo di un cammino che avrebbe prima condotto alla realizzazione di un congegno di pilota automatico e poi alla sperimentazione di un velivolo radiocomandato che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere impiegato come sistema d'arma senza pilota contro il naviglio nemico nel Mediterraneo. Per perfezionare la sua invenzione, De Bernardi si rivolse all'amico Leandro Cerini, titolare di un'officina in Trastevere e ingegnoso inventore. Serviva in pratica un organo di richiamo dei comandi in modo che durante la navigazione fosse possibile abbandonare il loro controllo con la certezza che essi sarebbero automaticamente rimasti al centro, mantenendo l'aereo nella posizione corretta. Cerini riuscì nell'intento e con il K97 così strumentato, il pilota poteva alzarsi dalla sua poltrona, magari allontanarsi per qualche momento dalla cabina, mentre il sistema provvedeva al governo dell'aeroplano. La collaborazione tra De Bernardi e Cerini si rivelò in seguito molto fortunata. Successivamente, infatti, i 2 studiarono e montarono sul K97 un congegno da essi definito correttore di rotta e poi ancora uno stabilizzatore longitudinale messo a punto dallo stesso Cerini. Posto il velivolo in rotta e inserito il sistema tramite le apposite leve, esso rimaneva nella medesima condizione di volo, stessa quota, velocità e direzione, finché non fosse intervenuto il pilota a modificarla disinserendo il meccanismo. Partendo dai comandi riuniti, si era così giunti a un vero e proprio autopilota. De Bernardi rientra ora in cabina. L'impressione dell'abbandono dei comandi sui passeggeri è stata certo stupefacente. Ma ora il pilota aggiunge effetto ad effetto e inizia a dare una serie di colpetti al volantino dimostrando come il velivolo mantenga inalterata la rotta di volo. De Bernardi appare soddisfatto. Il volo è terminato. Disinserisce i comandi riuniti e porta il velivolo all'atterraggio. Negli anni seguenti, il successo di quegli esperimenti diede luogo ai progressi tecnici di cui si è già detto.